Di nuovo buonasera a tutti, sono Simona Bernabei, il referente pedagogico e Twinning per la Toscana. E questo non è il primo dei nostri incontri, probabilmente alcuni di voi, anzi sicuramente vedo dei nomi che già ho visto nelle scorse settimane. Ci vediamo qui quest'oggi per parlare di gestione della classe a distanza con i Twinning. E l'incontro è dedicato alla scuola secondaria di primo grado. Abbiamo già effettuato alcuni incontri dedicati sia alla primaria, sia all'infanzia che alla primaria che alla secondaria di secondo grado. Abbiamo deciso di realizzare una serie di incontri online dedicati proprio all'utilizzo delle risorse che mette a disposizione la piattaforma eTwinning per l'attivazione e la gestione della classe a distanza. Evidentemente questo è un momento in cui tutti quanti stiamo lavorando con grande intensità e grande energia sulla didattica a distanza e appunto ci sembrava fin dai primi giorni della chiusura delle scuole, perlomeno della chiusura delle scuole in Toscana, quindi noi ci siamo attivati immediatamente, prima con un progetto che abbiamo voluto chiamare appunto eTwinning Toscana a distanza, ed è un progetto nazionale partito appunto dal gruppo eTwinning Toscana e che si pone come obiettivo quello di essere un punto di riferimento, ma anche un luogo dove poter realizzare la didattica a distanza con le proprie classi. Gli ambasciatori di Twinning per la Toscana ci stanno lavorando ed è uno spazio, diciamo, un progetto che è già stato avviato e quindi per coloro i quali volessero inserirsi nel progetto e sperimentare, se già non l'hanno fatto, anche se hanno già avuto altri progetti con i Twinning, la didattica a distanza attraverso i Twinning. Sarà sufficiente che voi contattiate qualcuno, uno degli ambasciatori Twinning, o me o la professoressa Cecchi, che è la referente istituzionale eTwinning Press USR, che è qui con noi e che salutiamo. Ci contattiate, quindi ci contattiate mandando una richiesta di contatto o se siete già, o se noi siamo fra i vostri o voi siete fra i nostri contatti, ci scriviate due righe, proprio un messaggino all'interno di Twinning, dicendo che vi fa piacere partecipare al progetto. Oggi ragioniamo insieme sulla secondaria di primo grado, dicevo, e questo è il webinar che diciamo, chiude prima della pausa pasquale questo ciclo. Riprenderemo dopo Pasqua con un nuovo incontro dedicato all'infanzia e alla primaria per un livello però intermedio avanzato e sarà un incontro con le due ambasciatrici Francesca Mancini e Francesca Panzica, accompagnate da Sabrina Jacoponi, che è un'altra ambasciatrice. E passiamo invece ad oggi, diciamo. Oggi abbiamo strutturato l'incontro in questo modo: con noi sono nostri graditi ospiti. Laura Ruggero, che è una docente dell'Istituto Comprensivo Figline Valdarno, e Alessandro Giorni, che è dirigente dell'Istituto Comprensivo Pier Cironi di Prato, e una doppia prospettiva, sia quella della docente e del dirigente, che all'interno proprio Alessandro Giorni in sé. Raccoglie questo doppio punto di vista perché Giorni è stato docente di lingua tedesca prima di diventare dirigente scolastico, ambasciatore Twinning da tantissimo tempo, quindi esperienza in ambito Twinning, esperienza come ambasciatore, come docente di lingua straniera e poi come dirigente scolastico. Laura è una docente che è ambasciatrice e Twinning da tempo più recente, ma comunque di grande esperienza,
che ha raccolto anche molte soddisfazioni dal punto di vista dei riconoscimenti. Scusatemi, vedete sulle sue slide cioè, appare il logo Twinning School, quindi docente che fa parte di una scuola Twinning School. Dedicheremo anche un incontro alle Twinning School più in là. Io lascerei subito la parola a Laura perché ho delle cose da dire, ma insomma magari le dirò in coda per non rubare il tempo ai relatori. Iniziamo con Laura. Io metterò subito in chat il foglio delle presenze. Vi pregherei di lasciare la vostra, diciamo, la vostra presenza e una mail che consultate, insomma, una mail che usate regolarmente. Questo ci serve nel caso in cui vi volessimo contattare per mandare eventuali materiali, il link del video, eccetera, della registrazione, eccetera. E poi metterò anche però in seconda, ve lo indicherò sempre, e qui vi faccio una richiesta particolare di non inserire in chat le domande relative alle questioni che stanno trattando, che tratteranno i nostri amici relatori, ma di raccoglierle così come se avete suggerimenti, se volete suggerire tematiche per altri webinar e approfondimenti, vi prego di utilizzare un foglio doc che vi metterò, il cui link vi metterò poi in chat. Comunque lo vedrete via via. Lascio la parola a Laura. Laura, tu puoi puoi agire sia sulle slide che sul microfono. Se vuoi metterti via la webcam, se non no, come preferisci. Buon lavoro e grazie di essere qui a tutte e due. Grazie a te Simona e benvenuti a tutti. Allora, le mie slide vogliono essere piuttosto operative perché mi rendo conto che in un momento come questo, in cui si vorrebbe attivare un progetto e-twinning, sono tante le domande che ci poniamo sia per poter aprire un progetto, ma anche poi per potersi muovere con molta libertà sulla piattaforma che è il TwinSpace. Intanto nella prima slide è una presentazione, questa parte qui la conoscete benissimo, siete già iscritti in piattaforma, quindi anche per l'evento siete entrati attraverso questa login. Questa immagine si riferisce ovviamente al vostro profilo, quindi alla pagina, in questo caso è la mia pagina di Twinning Live. Mi volevo soffermare più che altro su questa immagine per le due icone. L'icona delle notifiche, che è questo campanellino celeste che vedete qui, e l'icona della posta. Le notifiche in realtà le riceverete, per esempio, nel momento in cui vi viene chiesto un contatto oppure un invito a partecipare in un progetto. E questa è la posta della vostra piattaforma, quindi qui i Twinning Live. Chiaramente le notifiche o la posta si riferisce, quindi potete contattare persone che sono iscritti, ovviamente, in i Twinning. E le notifiche per persone che hanno contatti con voi. Non mi soffermo oltre perché io penso che sicuramente avrete curiosato in questa pagina e quindi sul vostro profilo avrete scoperto come si attivano e che cosa si nasconde dietro questi bottoni. Vorrei direttamente passare a come programmare un percorso e-twinning ovviamente perché nel webinar si parlava di didattica a distanza, per cui l'idea principale qual è? Attivare un percorso e-twinning che sia un percorso attivato con un partner europeo che sta vivendo la nostra stessa situazione, quindi di didattica a distanza, intendo dire, così come posso attivare un percorso con i miei colleghi del consiglio di classe in un progetto interdisciplinare o con i miei colleghi di dipartimento. Però vediamo come attivarlo con dei partners europei. Allora, la prima cosa da fare è andare e aprire, quindi cliccare sul bottone Forum dei partner.
cliccato il bottone, appariranno questi box arancioni. Chiaramente vado a selezionare il box che si riferisce alla fascia di età dei miei studenti. Quindi nel caso della scuola secondaria di primo grado, il box è 12-15 anni. E clicco, cliccando, mi si aprono dei post. Bene, per iniziare un progetto, posso leggere uno di questi post e quindi inserirmi, come dire, nell'idea che ha proposto un partner. Quindi leggo, mi ritrovo in quella idea, rispondo. Nulla toglie però che il post posso lanciarlo io. Quindi vado su Crea nuovo post, ci clicco, apparirà lo stesso box, questa volta però ci scrivo io. Attenzione perché il post viene compilato in due fasi. La prima fase è descrivi il tuo posto, quindi il titolo e il messaggio. Poi ti chiede dei metadati. Metadati in realtà vuole dire scrivimi quale lingua, decidi quale lingua e ovviamente, ecco, sto facendo anch'io per poter rendere facile anche a voi. Scrivi il messaggio, scrivi il post, scegli la lingua e poi va bene, invia il post. Ecco, apparirà questo messaggio. O che l'abbiate scritto voi e quindi vi rispondono: ok, avete risposto a un post e quindi voi rispondete, è chiaro che inizia una relazione fra le persone che si sono contattate. Allora, a quel punto, se l'idea mi piace o alla persona piace l'idea, devo contattarla la persona e chiedergli un contatto. Come posso fare? Posso benissimo cliccare sul suo nome. Cliccando sul suo nome, mi apparirà il suo profilo. Dal profilo io chiederò il contatto. Faccio vedere un attimo. Questo è il bottoncino che si trova nel profilo della persona, come si trova anche sul mio di profilo, sul vostro. Quindi clicco e chiedo il contatto. La persona può anche rispondermi immediatamente se mi sono già messa in contatto con quella persona attraverso la messaggeria. Oppure posso avergli anche scritto una lettera, un messaggio, scusatemi, ecco, dalla letterina che vedete nell'icona che ho presentato prima. Quindi questa persona risponde subito, per cui il contatto avviene in maniera immediata. E posso andare a ricercare anche un partner, non è detto che io ci debba andare attraverso i post, non è detto che io debba chiedere il contatto attraverso un post, posso benissimo cercare la persona nel Trova persone. Digito il nome e il cognome della persona, per esempio, poniamo caso che sia una mia collega o mio collega. Quindi ho più dati a mia disposizione. Allora inserisco nome e cognome. Poi con la ricerca avanzata mi chiederà a quale scuola appartiene, fascia di età degli studenti, la lingua veicolare, eccetera. E quindi con la ricerca avanzata è chiaro che il sistema farà più veloce a cercare la persona. Anche in questo caso mi aprirà il profilo e quindi andrò comunque a cliccare contatti, invia contatto e chiedo il contatto alla persona. Quindi si può agire o attraverso i post, quindi questo entrare in relazione con gli altri, o attraverso persone e quindi trova persone.
Andiamo avanti. Una volta richiesto il contatto e quindi avuto il contatto con la persona, ovviamente progetto. E quindi butto giù l'idea di progetto. E ricordiamoci che il progetto deve essere all'insegna della condivisione e della flessibilità. Ciò vuol dire che l'idea che io avevo lanciato nel post, cioè l'idea che era stata proprio inserita all'interno del post, la devo sviluppare. Allora, come posso fare? Intanto devo andare su Crea progetto. Crea progetto, crea nuovo progetto, ecco. Cosa succede? Nel momento in cui io creo progetto, quindi apro questa pagina, la prima pagina ad apparire è Seleziona la tua scuola, quindi in automatico appare la mia scuola. Dopodiché ci sono una serie di step, sono quattro step. Il quarto step è praticamente l'anteprima in cui vi fa rivedere tutto il progetto e quindi voi eventualmente potete apportare anche delle modifiche prima di inviarlo. Allora, cosa posso consigliare a proposito? Intanto consiglierei di andare a curiosare anche sull'esperienza, ecco, facendo una simulazione, ok, sul progetto. Senza salvarlo, più che altro per scoprire come è articolata la costruzione del progetto, cosa mi viene richiesto nel form, perché vi chiederà gli obiettivi, vi chiederà di elencare le attività che volete fare, quali saranno i risultati finali, i tools che volete utilizzare. E quindi è bene avere le idee molto chiare, quindi scriverlo a parte, magari su un file che poi condividerete con coloro che saranno poi i vostri partners, e solo dopo magari ricopiarlo tranquillamente sul form. Dimenticavo di dire che quando voi andate a creare un progetto, vi vengono proposti anche dei kit di progetto. Quindi, se volete, potete andare anche a curiosare su progetti già realizzati, inseriti in piattaforma, giusto per avere un'idea. Altrimenti, procedete con le vostre idee. Il progetto, quindi, che io ho scritto quindi su un form, chiaramente lo devo condividere. A questo punto, magari per esperienza, posso consigliarvi con un Google Doc, per esempio, quindi un Google Form che posso condividerlo, e anche i partners dall'altra parte possono leggerlo, apportare delle modifiche, aggiungere qualcosa. E quindi all'insegna della, chiaro, la flessibilità, la condivisione vogliono dire questo, lavorare bene insieme. Quindi costruire il progetto a più mani. E una volta quindi condiviso il progetto, si può ricopiare nel form. Il secondo step nella creazione di un progetto è seleziona il partner. Qui io ho copiato una schermata e basta spuntare il nome del partner con cui voi volete iniziare, quindi fondare questo progetto. Se siete voi a fondare il progetto, cioè a scrivere il progetto, la persona cioè il primo contatto che voi selezionerete sarà il cofondatore. Potete selezionare solo un partner, il resto vedremo dopo, li inserirete quando vi sarà stato approvato il progetto. Ma andiamoci pianino. Quindi io spunto il cerchino che si riferisce al partner. Ovviamente questi rappresentano i miei contatti.
perché nel momento in cui la persona ha accettato il vostro contatto che voi avevate inviato precedentemente, questa persona compare in un elenco che è questo. Quindi voi potete andare tranquillamente a spuntare il suo nome. Andiamo avanti. Allora, una volta inviato il progetto, quindi salvato e inviato all'Agenzia Nazionale, ovviamente l'Agenzia Nazionale ve lo deve approvare. Generalmente un po' di giorni ci vogliono, quindi dovete dare il tempo che vi arrivi l'approvazione. Però nel momento in cui vi siete informati, vi si apre, vi si informa che è stato aperto il Twin Space e che quindi potete cominciare a lavorare. Ecco, questa è un'icona di progetto attivo, perché per chi ha appena iniziato l'avrà visto il primo progetto, o chi ne ha tanti vedrà progetti attivi, ecco qui in alto. E questa è l'icona. Questa è un'altra icona, vedete la differenza? Qui è stata inserita un'immagine, perché potete copiare un'immagine, lo vedete qui, e qui l'immagine non è stata inserita, quindi avete due esempi di come si mostrano, come appaiono i progetti sul vostro profilo. Andiamo a vedere. Quindi mi appare il progetto con il titolo, qui avrete una serie di informazioni. Per esempio, ne salto qualcuno perché potete guardarli poi dopo da voi, però mi soffermo magari su questo terzo rigo, non si legge bene, però in realtà c'è scritto di aggiungi uno o più partner. Ecco, infatti, una volta che voi avrete il vostro Twin Space, potete aggiungere i partner insegnanti che non eravate riusciti a inserire quando avete steso, quindi scritto il progetto. Quindi potete farlo direttamente cliccando da questo bottone. Poi c'è scritto anche gestisci partner. Ecco, per esempio, ricordiamoci che quando inseriamo i partner bisogna dargli uno status. Lo status vuol dire lo rendiamo membro o amministratore, quindi è chiaro che deve essere amministratore, perché l'amministratore può agire sul Twin Space, quindi caricare prodotti, mantenere la comunicazione, insomma è importante che voi vi ricordiate di cambiare lo status. Poi, man mano andando avanti, appare Twin Space. Entro, clicco. Entro nel Twin Space. Quindi il Twin Space non è altro che il luogo, chiamiamolo così, definiamolo così, il luogo di lavoro, il nostro luogo di lavoro. Bene, la prima cosa da fare è inserire ovviamente i nostri alunni. E non è per nulla difficile, basta solo andare a curiosare. Io dico sempre così. Allora, per inserire i membri basta andare su questa, guardate, in alto, ecco, sulla barra, il primo riporta membri. Io ci clicco, qui lo vedete celeste perché ovviamente l'avevo reso attivo, quindi ho cliccato e la prima pagina che mi appare è proprio questa. Ora qui devo agire. Perché su questo bottone invita membri basta cliccare e a sua volta mi si aprirà un'altra pagina che è questa. Ecco, quindi invita membri, lui mi chiederà ora, ecco qui, guardate, mi chiede chi vuoi invitare. Vuoi invitare insegnanti, visitatori, alunni? Mi interessa alunni, quindi io dovrò cliccare qui. Ho messo una nota, come potete leggere, vedrete dopo cosa voglio dire.
e cioè che una volta inseriti gli alunni, io li posso esportare la loro username, il loro nome e la username, tornando su questo bottone, questo che vedete giù sotto Vita Membri, clicco qui ed esporto, ok, i nomi dei miei, i nomi e gli username dei ragazzi, ma ci torniamo dopo, giusto per ricordarvi. Cliccando alunni, ecco che io apro questa pagina, o meglio, il sistema mi apre questa pagina. Ecco ciò che appare scritto. Sono delle informazioni molto importanti perché riguardano la sicurezza online dei vostri alunni. Da questo bottoncino qui avrete delle informazioni proprio sulla sicurezza online. Poi vi si scrive che dovete ottenere l'approvazione del genitore, di un tutore per i dati sensibili, ovviamente, però voi sicuramente ne siete già in possesso, cioè i genitori hanno già firmato perché all'inizio dell'anno generalmente si chiede ai genitori se acconsentono a far pubblicare foto, video, eccetera, per i propri figli. Quindi in genere vale quella, però poi c'è anche Alessandro che ci potrà dare dei ragguagli migliori. Vediamo allora ora come inserire i ragazzi. Bene, questo è il box che mi apparirà. Nome, cognome. Viene prima il nome. Voi vi chiederete come mai il cognome dopo. Perché io posso anche non scriverlo il cognome del ragazzo, è privacy. Potrei anche evitare. Posso scrivere allora un nickname, oppure posso scrivere Laura, istituto comprensivo al posto di cognome. E un altro suggerimento che vi do è utilizzare questa icona più. Questa icona più mi permette di inserire più alunni prima di effettuare una verifica. Un po', diciamo, è un abbreviare i tempi, ecco. Vi inserite ogni più due rettangolini, inserisco il nome, se volete il cognome, e cliccate un altro più, li inserite tutti, dopodiché con la verifica otterrete il secondo step che ora andiamo a vedere. Prima di andare oltre, però, mi volevo soffermare un attimo. Perché vi volevo ricordare che se per caso l'anno prossimo inizierete un nuovo progetto, non ci sarà bisogno di reinserire nuovamente le password degli alunni, perché questo box vi permette, inserendo la username dei ragazzi, di riprendere, cioè di riscriverli. E il sistema riconosce le vecchie password, quindi i ragazzi possono accedere sempre con la vecchia password. Ed è molto comodo perché magari molti dei ragazzi salvano la password nel momento in cui, sin dalla prima entrata, magari sul TeamSpace, quindi non hanno bisogno di andarla a riprendere. E anche voi non avrete di nuovo il pensiero di andare a rigenerare un'altra password. Allora, vediamo ora, qui siamo al numero 1, invita alunni nuovi o già registrati, andiamo al passo 2, il secondo step è questo, controlla e completa le informazioni, certo perché ancora non abbiamo concluso il lavoro. Allora, a questo punto, guardate che cosa ha elaborato, io avevo scritto, per fare un esempio, nel nome avevo scritto prova, nel cognome prova 1. Ecco, mi ha elaborato il sistema, la username dei ragazzi, che è questa. Ecco, prova 1.1, un esempio. E adesso però la password la dovete generare voi. Quindi per ogni alunno voi dovete creare una password. Vi consiglio di, man mano che voi inserite le password, di segnarvele a parte. Quindi di crearvi un file a parte in cui vi scrivete, fate una tabella inserendo il nome, la username elaborata
quindi la username elaborata dal sistema, e poi la password che voi avete generato per i ragazzi. Io vi consiglio di seguire molto ciò che vi consiglia il sistema, cioè che non deve essere meno di 6 lettere, che deve avere questi, deve contenere questi caratteri. Ecco, perché su questo ci vuole la massima precisione. Ecco. Dopo avere inserito la password, quindi vi ricordo che la dovete generare da voi, vi la dovete inventare, dovete creare lo status, generare uno status, quindi selezionare un ruolo. Ecco, mi spiego meglio. Selezionate tra membri e amministratori. Ora, essendo alla scuola media, io consiglio di selezionare membri. Tanto ricordatevi che lo status si può cambiare in qualsiasi momento, per cui io lascerei i membri, anche perché i membri lo vedrete anche dopo andando avanti con queste slide, che anche i membri possono agire sul TeamSpace, o meglio, possono andare a lavorare sulla chat, possono lavorare sul forum, quindi io non rischierei con amministratori. Dopo aver selezionato il ruolo, potete invitarli, cliccare invita. Nel momento in cui cliccate invita, l'alunno è invitato e quindi avrete il profilo dell'alunno. Ecco come appare. Questo è il par ecco, da qui l'alunno, volendo, può inserire un'immagine e i ragazzi in questo sono molto bravi. Cliccando sul profilo, si apre il post e volendo ci si può scrivere. Qui, come vedete in blu, l'ho sottolineato, registra anche gli accessi dei ragazzi, quindi l'ultimo accesso. Quindi l'alunno che non ha mai fatto accesso, vedrete che ci sarà scritto che never, non l'ha mai fatto. Quindi da qui verificate anche quante volte se entrano e quando è stata l'ultima volta che loro hanno operato sul TeamSpace oppure lo hanno semplicemente visionato. Ecco, vado avanti perché una volta inseriti gli alunni, una volta inseriti i partner, vediamo quali possono essere le modalità di lavoro collaborativo, perché era quello che ci interessava proprio oggi, oltre a prendere nota di quelle altre procedure tecniche. Bene, le modalità di lavoro, ecco, collaborativo, possiamo cliccare su Meeting Online, che dalla destra è il secondo bottone, quindi membri e Meeting Online. Si apre questa schermata. Mi appare la chat e mi appare la live. Ora, la live vi informo che si può realizzare solo fra adulti, quindi fra colleghi. Con i ragazzi, nella modalità di didattica a distanza, purtroppo la live non la possiamo utilizzare. Si può utilizzare a scuola, perché magari a scuola con l'account di un insegnante, l'account dell'altro, facciamo mettere, come dire, facciamo lavorare in live i ragazzi, ma è solamente a scuola, da casa non è possibile. Quindi vi può essere utile per lavorare con i vostri colleghi. E ovviamente c'è un calendario, quindi va programmata, va scelto il giorno, va la fascia oraria in cui incontrarsi. Ma quell'ora con quelle persone potete ritrovarvi in live. La chat è diversa perché la chat la potete realizzare con i vostri alunni, ovviamente sempre programmando una data, quindi un'ora precisa e una data. Non ho messo immagini sulla chat perché è piuttosto intuitiva, per cui basta cliccarci, si aprirà un box, in questo box si scrive, poi l'icona dell'aeroplanino lancia il messaggio e quindi va bene, si può chattare. Sulla destra
potete vedere benissimo e prendere nota di chi partecipa alla chat perché compaiono i loro nomi. Per cui, insomma, era inutile spenderci più tempo perché basta anche se andarci a curiosare, ma è molto semplice. Una cosa su cui invece mi volevo soffermare un po' di più è il forum. Il forum è il, ecco, 1, 2, 3 è il terzo bottoncino, forum. Qui lo vedete, insomma, si legge male, diciamo che appena appena si vede. Allora, se io clicco su forum, anche il forum è molto utile, è utile anche per la didattica a distanza. Ecco, intanto sul forum mi devo creare una discussione. Bene, ci clicco, un clic, si apre la pagina. Ecco il box. Qui mi dice aggiungi discussione. Benissimo. Allora, nome, bene, io ho inserito prova, giusto per farvi vedere. Poi mi chiede, inserisci la descrizione? Bene, dovete inserirla, altrimenti non vi fa salvare. Quindi una breve descrizione, per esempio, what's your name? E qui io scriverò descrizione fisica oppure presentazione degli alunni. Una volta salvato, ecco come apparirà l'icona. Ecco, prova, voi leggete. Il titolo. Io ho scritto che potete inserire nome, classe, titolo, un po' come vi fa comodo, ecco. Ecco, una volta che io ho generato prova, bene, ci posso agire. Clicco mi si apre, ecco questo, quest'altro box. Ok, è una pagina. Crea discussione. Qui c'è scritto così, è l'icona dell'ago con il filo, che si vede male, ma è un ago con il filo. Bene, clicco perché ora voglio creare la discussione. Cosa mi apparirà? Qui mi dice, bene, inseriscimi un titolo, argomento da inserire. Beh, scrivi, ecco, nel forum voi potete, ha un utilizzo vario, vario nel senso che io ci posso caricare delle immagini, come per esempio qui. Volevo darvi un esempio di come si carica un'immagine, ecco come viene l'effetto immagine. Posso scriverci, qui ho scritto prova prova, ecco, o ciao ciao, ora non leggo bene. E, posso inserire anche un video, oppure posso anche inserire un contenuto effettuando un copia e incolla da un file. O posso anche inserire un PowerPoint. Come faccio? Bene. Se voglio inserire un contenuto con il copia e incolla, semplicemente copio, incollo dentro e poi salvo. Se invece voglio caricare un'immagine, qui avete delle icone piccine. Ecco, sono l'icona delle immagini, l'icona del file PowerPoint, quella dei video che ho nascosto, mi dispiace, ho nascosto con la freccina. E vi ricordo però che queste tre icone, i materiali, cioè nel momento in cui io ci clicco, vado a prendere il contenuto, l'immagine, direttamente in materiali. Materiali, ora vediamo se, torno un attimo indietro per vedere. Ecco, materiali è questo bottoncino qui che vedete sul vostro TwinSpace. Ecco, è accanto a forum, giusto per farvelo notare. Quindi in materiali io devo avere copiato tutto, quindi devo avere, intanto in materiali vi consiglio di crearvi un folder per immagini, un folder per video, un folder per file, così è tutto bello ordinato e quindi anche più facile da gestire. Quindi nel momento in cui, quando io ho inserito questa immagine, ho cliccato appunto sull'icona immagine, mi ha rimandato in materiali e l'ho estrapolata da materiali. È tutto molto facile.
perché il sistema va in automatico, quindi nel momento in cui io clicco, mi apre materiali, clicco su quell'immagine, me la riporta direttamente qui, quindi facilissimo. Attenzione perché qui avete un'icona di un'ampolla, io la definisco un'ampolla. Ecco, da qui, cliccando, posso inserire i frame. I frame sono quei codici molto lunghi che vengono elaborati quando voi generate un prodotto multimediale. E si trova generalmente, lo estrapolate da estrai, devi applicare in devi inserire in blog, devi inserire, ecco. Sono quelle diciture che appaiono per inserire nei blog, ok? Oppure inserisci in un sito, in genere riportano queste note. Ecco, è quel link lungo, quindi devo aprire qui e poi inserire il link secondo la procedura che mi chiede il sistema. Una volta fatto, devo comunque salvare. Se inserisco un frame, praticamente io vedo. Il prodotto che ho generato lo vedo come una schermata e ci posso anche agire sopra. Quindi, per esempio, se ho creato un generato un Padlet o un Genially, che sono dei prodotti interattivi, io vedo il Genially o il Padlet come un'immagine su cui ci posso agire, inserire materiali, aprire delle parti di questo lavoro. Ecco. Ok, allora io salvo, ecco che cosa mi appare. Ecco, guardate, argomento in prova, lo ritrovo qui, quindi il titolo, clicco sul titolo. Se io voglio andare a vedere cosa c'è all'interno, ci clicco e vedo il testo, o vedo l'immagine, o vedo il film, eccetera, eccetera. E, può essere, il forum piace tantissimo ai ragazzi. Perché il forum vi permette anche al partner dall'altra parte di poter interagire, cioè di rispondere. Di rispondere e quindi magari di inserire un altro lavoro oppure di rispondere a quello che lo studente ha fatto. Quindi gli studenti piace perché? Perché vedono un riscontro, vedono una risposta e quindi si motivano maggiormente, quindi ci lavorano molto bene, ecco. Vado avanti perché ci sono anche altre modalità collaborative, per esempio la pagina. L'ho messa per ultimo, sono andata un po' ripercorrendo la barra all'indietro, dando più importanza a certi, ecco, per esempio, a certi bottoni anziché ad altri. Però andiamo adesso alla pagina. Qui vedete una serie di pagine già generate. Ma come si crea una pagina? Ci clicco sopra, quindi clicco sulla barra, il secondo bottoncino accanto a Home. Poi, ecco, crea una pagina. Creiamo una pagina per ogni argomento che affrontiamo con i nostri partners. Per un motivo, perché è molto più ordinato. Quindi ogni argomento una pagina e questa pagina è collaborativa, volendo, perché anche i partners ci possono inserire i loro lavori. E può essere anche un lavoro, può diventare un lavoro a più mani. E nel momento in cui io creo la pagina, ecco che cosa mi apparirà questo box. E mi dice scrivimi un titolo. Io scrivo un titolo. Attenzione perché mi può anche chiedere, cioè mi chiede se io voglio inserirlo in una sottopagina, se voglio creare una sottopagina. La sottopagina in realtà, guardate, è questa. Le pagine sono dove vedete i numerini 1, 2, 3, eccetera. La sottopagina è sotto questa freccina. Cosa vuol dire sottopagina? Beh, per esempio, se io collega, voglio intanto si dà un argomento.
Mettiamo caso la seconda guerra mondiale, ora mi viene così, prendiamo un argomento di storia, non di lingue. Bene, metto il titolo. Poi creo la sottopagina, perché? Perché la collega polacca, magari, vuole parlare della seconda guerra mondiale nel suo paese e vuole sottolineare che quella è la sua sottopagina. Poi inserisco la sottopagina del lavoro degli italiani e quindi creo la sottopagina che è della mia classe. E così via. Ecco, la sottopagina può essere comoda in quella situazione lì. Oppure magari, non so, se volete scomporre l'argomento in altre piccole, piccole parti. Ecco, la sottopagina la selezionate da qui. Cioè, questa diventerà poi la sottopagina, qui vi dice dove devo inserirla, sotto cosa, ecco, vi apparirà in questa dicitura qui. Salvo, e questo è l'effetto. Ora, volevo ricordarvi che nel momento in cui create la pagina, quindi prima di finire il lavoro, di terminare, ricordatevi che sulla sinistra avete una serie di informazioni. Intanto vi si chiede come la volete organizzare questa pagina, però ancora scendendo sempre più giù ci sarà scritto chi può vedere questa pagina. Ecco, ricordatevi di renderla visibile ai membri del TeamSpace, altrimenti cioè gli altri non potranno accedervi, ecco, non sarà visibile e quindi comparirà come bozza. Ecco questo, quando c'è scritto bozza. Vuol dire che non è stata resa visibile. Vado avanti. Un'altra forma di condivisione è il post che trovate nella homepage. L'avrete, se qualcuno ha già aperto un progetto di Twinning in questi giorni, l'avrà visto. Scrivi un post. Beh, qui potete comunicare con i vostri partners, potete inserire anche delle immagini. Magari di documentazione, oppure un gioco che avete generato per i nostri ragazzi. È molto facile ed è intuitivo perché ci clicco, ci scrivo dentro, anche qui posso inserire immagini, video, giochi, ecco, sono le stesse icone che abbiamo già visto prima quando si parlava del forum. Anche qui basta postarlo, quindi pubblicarlo e apparirà con questo formato. Gli altri possono aggiungere, per esempio, dei commenti, possono aggiungere un like. Anche qui ricordatevi di renderlo visibile. Allora, io volgo al termine, sto per concludere. La mia ultima pagina era semplicemente un'idea di tools collaborativi che nella didattica a distanza possono anche essere molto comodi, quindi non solo da utilizzare con i nostri partners, ma anche con i nostri ragazzi da casa. Per esempio il Kahoot, per chi non lo conosce, vada a curiosare perché sono dei quiz online, i ragazzi li definiscono dei giochi, in realtà sono dei quiz, e lo potete generare voi. E può essere anche una forma di verifica perché e potete valutare il risultato. Intanto, nel momento in cui voi lo generate, scrivete delle le risposte, dovete ovviamente selezionare le risposte giuste, quindi i ragazzi, quando sbagliano, lo vedono, così come vedono la risposta giusta. Anche Quizizz è un altro di questi tools collaborativi molto utili per la didattica a distanza. Poi va bene, c'è il Genially che è un prodotto interattivo e il Padlet. Anche questo io ho messo un piccolo esempio. Ecco, questo è un frame. Quando io parlavo prima di frame, il frame, nel momento in cui inserisco il frame, ecco l'immagine che ottengo, è questa, un'immagine interattiva. Da qui ci posso lavorare. Ecco, non mi soffermo di più sui tools perché sicuramente avrete seguito altri webinar o li seguirete, quindi avrete modo di capire di più. Io vi ringrazio.
per la pazienza che avete avuto, per l'attenzione che mi avete prestato e spero di essere stata chiara e di aiuto nella vostra avventura in eTwinning e sul Twin Space. Grazie, ragazzi. Io No, ho grazie a messo te un po' davvero di tempo. per il tuo Vai. contributo. Ascolta Laura, sì, e se sei d'accordo, dicevamo anche con Alessandro di lasciare uno spazio in fondo, anche eventualmente se qualche docente volesse prendere il microfono e fare una domanda e quindi aprire uno spazio proprio per le domande. Nel frattempo, ricordo che c'è un foglio su cui potete nel frattempo, appunto, scrivere le vostre domande se ne avete, e vi prego di nuovo di non scriverle in chat perché ce le perdiamo e soprattutto è più utile per tutti averle raccolte in un unico documento. Allora, grazie mille di nuovo. Io do la parola ad Alessandro Giorni, che ricordo, dicevamo prima, è ambasciatore Twinning ed è qui con noi nella sua doppia veste di dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Pier Cironi di Prato e con un passato di docente di lingua tedesca e un passato e un presente di ambasciatore Twinning. Quindi ci piacerebbe molto, passandoti la parola, siamo interessati appunto a questo tuo punto di vista la tua sensazione rispetto a questa scuola a distanza, ci piacerebbe che tu condividessi con noi le tue riflessioni. Che cosa ci dici di bello su questo e su altro? A te, Alessandro. Sì, grazie Simona. Posso interrompere la condivisione slide, Laura? Perfetto, ok. Allora, io ovviamente vorrei lasciare veramente spazio al domanda e risposta, sperando ci siano tante domande a cui possiamo rispondere, quindi cercherò anche di sintetizzare il mio intervento e volutamente con Laura ho preferito mettermi in coda perché lei aveva tante cose pratiche da condividere, che per un insegnante che sta usando, si sta avvicinando da più o meno tempo ai twinning erano importanti. Io cerco di fare una cosa pratica e quindi provo a condividere con voi una piccolissima, chiamiamola, rilevazione online. Se Simona me lo consente, metto qui nella chat il link al Mentimeter. E dovreste provare ad aprire questo link. Quando andate sul sito, si aprirà una pagina e vi chiederà un numero per poter partecipare. Il numero è 92 86 99. Lo ricontrollo e ve lo confermo. 92 86 99. Lo scrivo anche in chat. 92 86 99. Simona, mi fai da feedback e mi dici se il link sta funzionando? Così non lo chiedo a tutti quanti. Sì, a me sta funzionando e credo a tutti. Lo vedo bene e senza Provo a nessun mettere problema. in sync Adesso. questa cosa, vediamo se riesco a fare questa piccola magia, perché questo software Sì. lo uso ovviamente ogni tanto quando faccio questi incontri, mentre ne uso altri diversi. Condividi lo schermo, vediamo se funziona. Allora, il link, la collega sta chiedendo quale link, adesso lo ricopio io, Alessandro, tu procedi. Condivisione dello schermo e quindi ora non vedo più niente di quello che sto facendo se non la proiezione stessa. Meraviglioso, ok. Voi dovreste vedere ora nello schermo, tolgo la mia posta che non mi interessa ovviamente perché è quella di lavoro. Un bello sfondo con delle montagne, lo vedete? Sì. Ok, se andate al link che Simona sta di nuovo mettendo nella chat e inserite i numeri che vi ho dato, vi chiederà di appunto dare un parere su questa domanda. Quale ecosistema è stato attivato nella vostra scuola per la didattica a distanza? Dovete inserire una parola che sarà ovviamente l'ecosistema di didattica a distanza che la vostra scuola ha attivato o sta attivando. Vediamo un po' se funziona. Speriamo di sì, che la condivisione
con le connessioni non è sempre il top. Si sta attivando direttamente la domanda, quindi senza bisogno, perlomeno a me si è attivata senza bisogno di digitare il numero e il codice numerico che ci hai dato. Però comunque, se così non fosse per tutti, io adesso copio di nuovo il codice che dovete inserire. Se una volta che voi vi collegate al link menti.com/eccetera, vi dovesse chiedere un codice numerico. 928699 e poi vi si dovrebbe aprire una domanda che è... Ok. La stai elaborando, Alessandro? Io vedo il risultato qui scuola G Suite per ora, ho due risposte. Ok, no, perché ti dicevo non si vede più, si vede che tu stai elaborando, quindi è diciamo la prima è andata, ecco, questo volevo dirti, lato nostro. Ok, G Suite, Teams, nessuno, ok. E quante persone abbiamo in connessione ora in questo evento, Simona, più o meno? Dunque, abbiamo collegate in questo momento 22. 22 Ok, partecipanti, più me, più te, più... Vabbè, tu non hai votato, c'è la Ruggero e ci sono io anche ho votato, quindi dovremmo essere 24 votanti. diamo ancora qualche Anzi, 22, 23, secondo. 25 votanti. Ovviamente il dato è anonimo e aggregato, quindi non potrò mai sapere chi ha votato che cosa. Vorrebbero assicurare gli insegnanti. Non è una verifica degli strumenti come quelle Certo, dell'USR. non Ok, lo dico anche è per un test con me. voto. Non è un test, è solo per rompere il ghiaccio digitale. Sì, no, ma è interessante invece perché tra l'altro appunto le scuole si sono tutte più o meno attivate in modi, nei modi più vari, quindi anche per noi è interessante, no, saperlo. Ok, abbiamo 5 sole risposte, forse qualcuno non ha visto il link, Io non ovviamente capisco non pure a me sapendo cosa che cosa. Scusa Giovanna, se puoi ridigitare, perché pure a me io non capisco. Quindi se esatto, vedo che sta ridigitando. Non capisco se è riferito a qualcosa che stiamo dicendo o a qualcosa che abbiamo scritto. Ok, non è nessuna piattaforma di Pure a me rapida forse. abbastanza, ok. Senso mi dice che ho già partecipato. Sì. Sì, Rumor, perfetto. basta votare una volta sola. Vedere se arriviamo almeno a 10 risposte, così Sì, statisticamente ma hanno un rilievo. chissà come mai se c'è problemi. E come scrive una insegnante più avanti, metta nessuno, qualcuno ha già scritto nessuna suite, nessun ecosistema. Allora, Entra, ci Maria sono due Concetta domande. dice, mi dice di attendere che il relatore mostri la prossima domanda. Sì, Ha già risposto alla prima, ok. infatti la seconda è Va toccata a Diego bene. Candela. Ok, suite, quindi Sì, G cioè lui Suite. sta, Alessandro Giorni sta aspettando. Direi che siamo a 10 risposte. Se qualcun altro vuole rispondere, comunque riesce a inserire la propria parola nel form, io intanto faccio un ragionamento. Perché questa piccola provocazione costruttiva? E quando appunto il team dell'USR ha contattato noi ambasciatori e mi hanno chiesto se volevo dare un punto di vista, perché io di più adesso non posso fare sulla didattica a distanza con i twinning, mi sono posto subito la questione.
Perché non facciamo didattica a distanza con i twinning? In senso, non la facciamo in questo momento in cui sarebbe forse, come dire, ci sarebbe l'onda di tsunami più forte da cavalcare per poter far partire le classi dei twinning per i nostri alunni. Intanto credo che la prima risposta sia nelle parole che state scrivendo. Anche se avete usato forme diverse, la maggioranza delle scuole usano la G Suite, Google Classroom, G Suite, Classroom, eccetera, eccetera. Diverse scuole hanno attivato Microsoft 365, hanno messo Teams, ma fa parte di quell'ecosistema, quindi si sono appoggiati all'ottimo lavoro che ha fatto l'USR Toscana per quanto riguarda appunto la didattica a distanza, lavoro partito prima dell'emergenza, tra l'altro. C'è una risposta WeSchool, quindi credo che sia legata all'offerta che fa Team a livello nazionale, se non sbaglio. E poi ci sono due risposte, nessuno, nessuna. E nella chat qualcuno ha anche messo la piattaforma Spaggiari, quindi con aule virtuali. Quindi noi non usiamo in questo momento, pur essendo ambasciatori o insegnanti che usano i twinning, la piattaforma Twinning per fare didattica a distanza. Siamo qui però per imparare a farla. Allora io, come ha detto Simona più volte, non amo parlare del mio passato, ma è giusto sottolineare che l'esperienza che ho con i twinning come insegnante data dal 2005 e ho lavorato a vari progetti che mi hanno portato anche nel tempo a fare esperienze di allora Comenius, poi Erasmus, sviluppati integralmente o quasi integralmente dentro i twinning. E quindi, come dire, il valore dell'ambiente educativo e pedagogico strutturato dall'Unione Europea tramite la piattaforma twinning.net, con tutte le sue evoluzioni e le migliorie che inevitabilmente ha avuto per fortuna negli anni, lo conosco con mano fino al 2012 direttamente. Dal 2012 in poi lo conosco indirettamente perché ho iniziato il lavoro di dirigente scolastico, ma non ho mancato di fare in modo che nella scuola che dirigo da 8 anni, appunto perché questo è l'ottavo anno, il twinning entrasse e anche se con calma. Ormai ci sono tantissimi insegnanti che usano questo strumento nella mia scuola, non solo ovviamente di lingue straniere, per fare didattica con alunni stranieri. La domanda principale è però perché i twinning rispetto ad altre suite? Credo che un punto lo abbia toccato prima la collega nelle sue slide, ha detto forse il preside Giorni ne parlerà un pochino più diffusamente. E-twinning è una piattaforma estremamente protetta. Il fatto che i dati degli alunni siano una piattaforma certificata a livello scolastico, a prescindere da tutte le questioni che noi possiamo in qualche modo avere da risolvere con i vari DPO, GDPR, eccetera, eccetera, sicuramente dovrebbe o potrebbe spingerci o spingere le scuole a usare molto di più la piattaforma Twinning per fare didattica a distanza. Ovviamente la piattaforma Twinning ha tante potenzialità. Alcune rigidità strutturali rispetto alle piattaforme che avete citato in questo mini sondaggio molto informale, non ha la potenza di Classroom, non ha la potenza di Microsoft 365, però integra tanti strumenti che la vostra collega ha fatto vedere poco fa, altri ce ne sono che potrebbero essere ancora più approfonditi o che conoscete sicuramente, e può essere comunque integrata. Quindi io credo che sia importante tenere presente, forse è stato detto negli incontri della settimana scorsa, o forse no, è arrivata una nota proprio dell'Unità INDIRE nazionale, Simona correggimi se ho letto male, dove fino alla fine dell'emergenza è aperta la possibilità alle scuole di fare progetti e twinning anche interni alla scuola. Questo era stato, come dire, tolto come possibilità qualche mese fa perché si voleva giustamente favorire lo scambio fra scuole diverse a livello nazionale e soprattutto internazionale. Adesso, avendo questa emergenza, la possibilità di fare progetti di scuola può consentire a una scuola di spingere fortemente sull'acceleratore e, se ovviamente ci sono già insegnanti che praticano il twinning, altrimenti si parte da zero, è un po' difficile, però si può veramente fare in modo che la scuola tutta comincio a usare questo tipo di strumento di ambiente o ecosistema, come ho scritto qua. La scelta della parola ecosistema non è secondaria. Avrei potuto scrivere suite oppure software oppure qualche altro concetto più corrente, ma la scelta dello strumento che noi usiamo per fare didattica a distanza non è, come dire,
scevra da considerazioni diverse e quindi vado a provare a presentarvi la seconda domanda. Vediamo se me la fa partire. Ok, dove faccela? Scusate un attimo. Ecco qua. Seconda Volevo, se tu mi domanda. Prego. consenti, intanto sì, scusami, no, pensavo che tu fossi operativo col Mentimeter, mi volevo inserire un secondo per sottolineare questa cosa che hai detto, anzi ti ringrazio di averlo ricordato. Negli scorsi incontri l'avevamo già accennato, il fatto che si possano fare progetti e twinning fra docenti della stessa scuola e che chiaramente sono diversi dagli altri che si impianterebbero con docenti di scuole di altri paesi, evidentemente, però sono diversi anche dal punto di vista formale, no? E di possibilità di accedere o non accedere a riconoscimenti. Ma ecco, questa è una cosa che sottolineo perché è veramente molto importante in un momento in cui davvero abbiamo difficoltà, se non impossibilità, appunto, di essere di progettare Devisu, è un ottimo strumento per poter collaborare a distanza. E tra l'altro gratuito e diciamo informale, se vogliamo, pur garantendo tutte quelle condizioni di cui parlava Giorni. Scusale, Grazie per la specificazione mi perché taccio. hai fatto benissimo perché ovviamente l'apertura all'uso interno a una scuola è fino alla fine dell'emergenza, la nota lo spiega chiaramente, però quello che a me preme sottolineare è che laddove c'è un ecosistema già attivo forse sarà difficile far radicare twinning a livello di tutta la scuola, in tutte le classi, ma chi ha risposto nessun sistema è attivo in questo momento, forse un pensierino potrebbe farcelo. Perché l'emergenza passerà e questo è il punto della seconda provocazione che ho messo qua, paradigma di apprendimento, ma le scelte che facciamo dovranno essere sostenibili. Quindi sostenibili non vuol dire soltanto fino a luglio, fino a settembre, ben più avanti. Ora io vi chiederei, qualcuno ha già iniziato a rispondere in modo spontaneo e va benissimo anche così, di provare a scrivere due parole, o tre, non mi ricordo quante ne ho messe. Su che cos'è secondo voi il paradigma di apprendimento? Prima di rispondere, però, provate a pensare a quali sono le scelte che la vostra scuola ha fatto, al di là della didattica a distanza, per far raggiungere agli alunni che voi avete davanti a voi per 5, 8 o più anni, i livelli di apprendimento che prevede lo Stato italiano. La domanda la faccio volutamente un po' fumosa, perché così ognuno scrive quello che si sente. Vediamo se qualcuno risponde, qui ci sono una risposta. Quale metodologia avete scelto, per esempio? Provate a scriverlo nel Mentimeter, cortesemente. Allora, io personalmente nella chat il Mentimeter ma non lo vedo, ma è lo stesso link di prima, quindi aspetta, eh. La seconda slide, così potete Sì, rispondere. aspetta perché me l'ero perso. Sì. Abilità, libertà, conoscenze, scoperta. Vediamo se riusciamo a avere anche qui una decina di risposte, così è abbastanza significativo il campione. Io vedo Simona dei colleghi, almeno dal nome non di origine italiana, spero che l'italiano non sia una barriera di comunicazione con loro. No, ci auguriamo di no. Scoperta, conoscenze, partecipativo. Ok, vediamo se stiamo ancora di qualche risposta. Stimoli autocorrezione, cooperative learning, ecco, cominciamo ad andare un po' sulla ciccia viva, come dico io. PBL, problem-based learning, perfetto. Ricerca delle relazioni, abilità. Ecco, siccome il tempo stringe, mentre voi ancora scrivete le vostre sollecitazioni, io
dire, faccio due o tre, apro due o tre finestre che lascio volutamente aperte, così, come dire, l'aria nelle nostre stanze pedagogiche educative circola meglio. Allora, credo che al di là della piattaforma che ogni scuola ha scelto, quindi qualcuno ha scelto Repertology Suite, qualcuno ha scelto Teams, altri strumenti, Spaggiare, eccetera, sia importante aver chiaro quello che è l'assunto appunto pedagogico e quindi paradigma di apprendimento che la scuola vuole portare avanti o che ritiene di offrire come tappeto per far correre i propri alunni dall'inizio dell'apprendimento, quando entrano a scuola il primo giorno in quella scuola X, fino all'ultimo giorno quando finiscono il loro percorso in quella scuola X. Questo perché? Perché è come noi abbiamo spazi fisici e quindi abbiamo aule dove il setting è frontale, con una LIM o senza LIM, dove abbiamo aule che sono ambienti di apprendimento con i banchi, quelli a petalo, dove si fa apprendimento apparentemente cooperativo, come abbiamo aule di altro genere, come abbiamo le palestre a scuola. Bene, gli ambienti fisici e gli ambienti didattici non sono in sé per sé molto diversi, qui dico una cosa un po' forte, non sono diversi se non è diverso il paradigma appunto di apprendimento che noi vogliamo seguire insieme ai nostri alunni. Qui vedo cooperative learning, problem-based learning, nessuno ha messo gli EAS, gli eventi di apprendimento situato, e nessuno, perché forse non ho avuto il tempo di rispondere, ha messo la classe capovolta, la flipped classroom. Questi due o tre concetti io li butto là, semplicemente per darvi uno stimolo a ricercarli se non li conoscete, ma li conoscete di sicuro, riapprofondirli, perché in questa fase che sarà lunga, e sottolineo sarà lunga, di didattica a distanza, avere chiaro a come noi vogliamo relazionarci all'apprendimento che gli alunni fanno lontano da noi fisicamente, ma vicino a noi perché ci ricercano, perché gli alunni ci ricercano. Non date retta alle sirene negative che dicono la didattica a distanza non funziona, gli alunni non seguono, le famiglie sono affaticate. Sì, è vero, ci sono famiglie affaticate perché hanno tanti problemi legati alla situazione contingente. Ci sono alunni che hanno difficoltà di connessione, ma la stragrande maggioranza degli alunni può seguire lezioni a distanza, vi direi quasi il 95-98% a livello nazionale, e oggettivamente la segue volentieri. Io oggi, per esempio, lo dico così a titolo anche di cameo, ho fatto un incontro con tre insegnanti della scuola e i rappresentanti di istituto che abbiamo, anche se siamo nel primo ciclo, erano tutti presenti e tutti avevano un sacco di cose da condividere, non solo domande pratiche, volevano stare con noi. Era un incontro in più, non era una lezione. Quindi non è vero che la didattica a distanza non funziona. Funziona se c'è un paradigma di apprendimento, è un paradigma, come ha scritto qualcuno qui, relazionale. Cioè, se noi diamo come primo assist fondamentale il fatto che io ci sono, tu alunno, hai bisogno di me per qualunque cosa, anche per sfogarti nella crisi del virus, io sono qua, sono il tuo insegnante, sono un punto di riferimento. E ci mettiamo sopra una qualunque impalcatura. Apprendimento cooperativo, ripeto, gli EAS, la classe capovolta, quello lo sceglie la scuola come collegio docenti, la didattica a distanza funziona. Quindi su questo io volevo appunto dire queste due semplici parole che sono buttate là un po' come una provocazione costruttiva. Spero che suscitino tante domande queste cose che vi dico ora, oppure anche scritte, magari poi tramite Simone cercherò di darvi degli spunti più approfonditi perché il tempo è veramente poco. Tenete presente che fare queste cose dentro l'ambiente del twinning offre sicuramente delle garanzie di efficacia, uso un termine un po' economicistico, ma purtroppo nella scuola si usa anche questo, che in altri ambienti potrebbero non essere sempre garantite. Chiudo qua l'intervento, lascio la parola a Simona o a chi deve gestire per le eventuali domande, e se ci sono domande rispondo volentieri. Allora, dunque, innanzitutto grazie perché ero certa, insomma, che la prospettiva fosse una prospettiva, diciamo, da posizioni diverse, no? E questo è indubbio, quindi credo che la tua posizione attuale sia una posizione che si arricchisce di tante esperienze passate, come diciamo quella di tutti i dirigenti che sono stati anche docenti e docenti digitali e docenti che hanno fatto un certo tipo di esperienze in ambito didattico, anche di innovazione. E, io
Io intanto mi sentirei di sottolineare un paio di cose. Nel frattempo vi ricordo che possiamo sia, abbiamo un quarto d'ora, quindi possiamo approfittare dei nostri ospiti e sia abbiamo due strade, o se c'è qualcuno che vuole alzare la mano e vuole che gli venga attivato il microfono, possiamo fare proprio uno scambio verbale dal vivo, se no, come diceva Giorni, possiamo. Potete lasciare le vostre domande nel foglio e potete farlo ora se non l'avete fatto nel frattempo e possiamo tentare di le propongo ai nostri ospiti o potete, se volete, lasciarle e noi le gireremo a loro. Io vorrei sottolineare di questi stimoli uno che mi è in particolare, che è particolarmente caro e su cui sto riflettendo moltissimo, che è quello del paradigma relazionale e il fatto che io mi sento di sostenere proprio se esistesse un 200% lo farei, perché il fatto che sostenere al 200% il fatto che i ragazzi ci ricercano. Aspettate, mi interrompo un attimo, vedo che Simone ha alzato la mano, Simone Bionda, io gli darei la parola senz'altro e aspettate un secondo, che lo devo ricercare nella chat e gli devo attivare il microfono. Ecco, Simone, tu puoi attivarti il microfono quando vuoi. Sì, scusate, non volevo interromperti in realtà e mi ero prenotato in lista d'attesa, diciamo. Mi si sente? Sì, ti si sente benissimo e non preoccuparti, io posso andare avanti dopo, ma mi piace rendere vivace la situazione, quindi ben vengano le domande, grazie a te. Allora, no, ma è molto semplice. Sarebbe per Alessandro un riferimento a ciò che ha detto, e secondo lui la didattica a distanza in ogni caso andrà ancora per le lunghe, cioè ci fa intendere che dopo le vacanze, dopo l'estate, eccetera, parleremo ancora e presumo molto di didattica a distanza. Cosa intendi, Alessandro? Che anche nel momento in cui tornassimo in classe, anche nel momento in cui si torna in classe, è chiaro che lo faremo, alunni, docenti e famiglie saranno talmente abituati alla didattica a distanza che potremo usarla come strumento aggiuntivo della nostra didattica quotidiana? Allora, Grazie, fine dunque, della domanda. ti dico un parere che ovviamente conta come parere, però insomma io leggo molto in questi giorni, soprattutto la mattina prima di mettermi a lavorare a tutte le videoconferenze di lavoro che ho e quindi il tempo lo sfrutto in modo spero costruttivo. Allora, una considerazione, intanto io non ho in mano ovviamente dati per sapere quando rientreremo a scuola, prima o poi rientreremo a scuola. È chiaro però che quello che noi stiamo vivendo, e vorrei veramente che fosse, come dire, un punto, un orizzonte degli eventi. Non so se avete presente che cos'è l'orizzonte degli eventi nella scienza dei buchi neri. Nella scienza dei buchi neri, l'orizzonte degli eventi è quel punto dove la luce, nonostante la sua velocità enorme, non può più tornare indietro, viene risucchiata. Per questo, c'è il buco nero. Se non ci fosse l'orizzonte degli eventi, la luce potrebbe sfuggire al buco nero e non esisterebbe il buco nero. Noi siamo, secondo me, di fronte a un orizzonte degli eventi molto vicino, molto prossimo, che mette in crisi, il paradigma comunicativo a livello nazionale, il fatto che ci si renda conto che c'è bisogno di banda larga e di connettività ovunque e che servono macchine in ogni casa per poter comunque fare anche cose ordinarie. Per esempio, io devo ordinare, non io perché non sto male, per fortuna ordinare qualcosa perché non posso uscire di casa. Se non ho una macchina per farlo e non ho connettività, non lo posso fare. Parlo anche di generi alimentari. Quindi questo è un problema enorme che va a impattare su tutto il sistema Italia. Aggiunto a questo, e accanto a questo, ma non secondario, la questione scuola. Noi torneremo a scuola, ma tutto quello che stiamo facendo è vero che per le famiglie all'inizio è stato faticoso, perché io ho visto tutti i rappresentanti di tutte le classi nella scorsa settimana e abbiamo parlato con tutti, ovviamente non uno per uno a gruppi, ma per un'ora. Quindi ci hanno raccontato le difficoltà, ma anche il fatto che
Il lavoro che abbiamo messo in ponte sta dando frutti perché i bambini sono contenti di vedere gli insegnanti, di fare attività, di avere un loro ritmo, di cui spesso noi non parliamo perché parliamo solo di dare attività, ma c'è un ritmo che c'era a scuola. Quindi quando io vado a scuola, come dicevo anche ai genitori e ai ragazzi da oggi pomeriggio, prima di fare questo incontro con voi, ho un ritmo perché mi alzo la mattina, faccio colazione, poi il babbo mi mette in macchina, mi porta a scuola, mi dà un calcio, mi butta dentro la scuola, suona la campanella. Faccio un'ora di lezione, ho la pausa, vado in bagno, bla bla bla, esco, torno a casa, faccio i compiti. È un ritmo che noi davamo per scontato. Questo ritmo scontato non c'è più. Ok? Non c'è più per gli alunni, non c'è più per chi è in qualche modo in smart working come me o per chi comunque deve stare in cassa integrazione. È chiaro che anche se torneremo presto o tardi, perché torneremo a scuola, questo impatto sul nostro modo di stare insieme ci sarà. Perché abbiamo preso dei ritmi diversi. Io ai miei alunni ho detto a tutti quanti oggi, a tutti i rappresentanti, se voi cogliete l'occasione di diventare più autonomi nel vostro ritmo di seguire le attività, quando torniamo alla, fra virgolette, normalità, avrete 5 marce in più, non una in più, perché avrete guadagnato in autonomia. Se non fate questo, non è che nessuno vi dice niente, perché nessuno vi può dire niente alla fine, perché sappiamo come andrà a finire, ma oggettivamente non avete colto l'occasione di essere autonomi. Allora, detto questo, perché secondo me ci sarà un cambiamento di paradigma nel modo di lavorare della scuola? Perché al di là di quando torneremo a scuola, io ora non lo so, sicuramente noi avremo in mano strumenti e le famiglie ce lo diranno. Perché non mi fai il corso di recupero anche alle 6 di sera con l'app Classroom o l'app Teams invece di far tornare mio figlio con un panino strozzato a scuola? Perché non mi fai un corso di recupero il sabato mattina o un corso potenzialmente la domenica o un corso di coding online? Invece di tornare a scuola e me lo fai gratis e quindi non pago le ripetizioni, questo secondo me verrà fuori perché le famiglie non sono sciocche, gli alunni non sono sciocchi, si rendono conto del servizio di qualità che stiamo facendo. Sto seguendo l'idea, quindi io credo veramente ci sarà un grandissimo cambiamento. L'orizzonte degli eventi è davanti a noi e quindi guai secondo me a arrivarci impreparati. Ne saremo comunque, io penso, positivamente risucchiati perché sono positivo per natura, ma sicuramente, sicuramente. Qualcosa di grosso cambierà. Io non sono di quelli che dice ah, la crisi ci fa tornare a chissà quali tempi d'oro di un secolo fa, 2 secoli fa, in cui tutto questo non c'era, no? Cioè chi scrive cose anche baggianate sui social ci farà anche soffrire. Ma secondo me, se usiamo la testa per ragionare in questa direzione, probabilmente arriveremo a settembre e faremo delle cose che prima non facevamo mai. Solo il fatto, io ho una scuola, voi che siete amici di eTwinning lo sapete, molto all'avanguardia sul digitale, ma non avevamo tutte le classi online. La fortuna nostra è che eravamo preparati e in 2 giorni abbiamo messo online tutte le classi dall'infanzia alla terza media. Questo non tornerà più indietro perché gli insegnanti che prima erano un pochino, ma non perché erano cattivi, semplicemente perché ovviamente hai altro da fare in altri momenti, riottosi, mi dicono è molto più interessante lavorare così. È chiaro che poi ci manca la relazione diretta, perché io sono il primo a voler baciare i bambini e sentirli fare rumore a scuola. Ma quello che abbiamo messo in ponte, che durerà ancora diverse settimane, lascerà una traccia molto profonda in tutti noi. Poi ci sarà chi non cambierà, ci sarà chi arriverà e dirà no, io torno come ero prima e finisce lì. Non dubito che ci sarà una parte di, uso un termine forte, zavorra positiva, perché ovviamente c'è anche quello. Ma la maggioranza del corpo insegnante, dell'utenza, della comunità scolastica, questo momento lo sta vivendo, anche se con difficoltà, come un momento di crescita che ci porterà avanti. Noi abbiamo un'occasione d'oro in questo momento qui, quindi io la vedo in questi termini. Scusate se mi sono un po' dilungato, se sono stato chiaro. Ma dunque, assolutamente chiaro e io mi inserisco proprio su questo. Non poter tornare indietro, secondo me, è una frase chiave. Credo che i nostri studenti, ma anche noi, io l'ho vissuta un po', nel ruolo della digitalizzata che fino a qualche tempo fa veniva indicata come una persona che si occupava di certe cose perché è una famiglia snella e quindi ha molto tempo da dedicare, no, a queste cose. Generalmente, ecco, condivido questa cosa personale per dire che questo era un po' il sentore di alcune persone, cioè sì, tu ti occupi di digitale perché per tua fortuna hai tanto tempo, che poi in realtà non è neanche vero, ma insomma diciamo che questo era un po' il luogo comune intorno a questa cosa. Ora che
chi si occupava di digitale non è più da solo, nel senso che non si trova più in questa zona del lo fai perché sei un pazzoide che ama stare la notte davanti al computer. Tutt'altro, garantisco, perché poi insomma il digitale non è stare davanti al computer o saper programmare, no? Non è che siamo dei tecnici informatici o degli ingegneri informatici, però mi fa molto piacere il fatto che ci sia questa situazione del non poter più tornare indietro. Io mi auguro sinceramente che accanto a questi balzi in avanti che stanno facendo le famiglie, che stanno facendo anche le famiglie con difficoltà, tu le menzionavi, ci sono famiglie appunto in cui ci sono 3 persone la mattina che devono fare lezione a distanza, che c'è una madre che lavora a distanza, un padre che lavora a distanza, e già queste sono situazioni molto fortunate, no? Di persone che lavorano, che hanno gli strumenti per potersi collegare, eccetera. La banda è una banda che ancora, diciamo, ci mette come paese agli ultimissimi posti, insomma, dell'Unione Europea, a dei livelli quasi patetici, diciamo, di connettività. Di banda larga, di fibra ottica, insomma, vabbè, questo sarebbe un argomento proprio, ci vorrebbero ambiti che non sono questo, però sicuramente in questo momento il doversi collegare tutti la mattina con Classroom o con altri strumenti e non riuscire ad avere l'immagine, non riuscire ad avere un audio di qualità accettabile, chiaramente questo è dovuto a una arretratezza in termini di connettività mostruosa. Ma il fatto che tutti, famiglie, studenti, anche i docenti, sia i docenti, diciamo, quelli che definivi te, quelli che stavi definendo te prima, come zavorra positiva, se non sbaglio, stanno portando avanti stanno facendo fare, no? Un 2-3 stella alla scuola, diciamo, alla scuola quella che lavora e che è attiva. Io mi auguro che anche poi di converso ci siano una serie di diciamo, misure che consentano tutto questo. Quindi lasciamo stare il discorso del contratto di lavoro, per cui insomma che venga finalmente inserita questa modalità come qualcosa di No. possibile, perché io ritengo impensabile che ci siano situazioni in cui si può o non si può fare. Noi rischiamo di andare fino a giugno, se non fino a settembre, con questa situazione didattica a distanza, e rischiamo di avere ancora dei ragazzi che non fanno lezione perché al docente è consentito dire questo non è sul contratto di lavoro e quindi io non lo faccio. Voglio dire, io parlo a nome mio personale, non chiedo a nessuno di esporsi su questo, di dare risposte, assolutamente non è una provocazione nel dibattito, è una mia riflessione. Spero che ci sia però davvero un sistema che ci supporta in questo, perché è difficile fare certi passi se poi ci sono tante difficoltà. Credo che diciamo, le istituzioni pubbliche siano messe di fronte alla necessità di farli questi passi, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista pratico. Cioè, sì, io per esempio faccio un esempio stupido e chiudo. Perché non voglio prendere spazio ai relatori, faccio proprio un micro esempio. A quanto mi risulta, abbiamo visto Solidarietà Digitale, si sono attivati tutti veramente in modo efficiente, con un grosso stanziamento per le scuole, per fornire hardware, per fornire giga, eccetera. Il problema sui giga, per esempio, banale, sui dati, è che, a quanto ho capito, è il dirigente che deve acquistare le SIM e si deve intestare le SIM. No, Che poi cederà, non è così? in assoluto. Ah, ok, allora È scusa. relativo, è più complicato. Ok, ma no, perché vista così mi sembrava veramente una cosa abbastanza poco realizzabile, però se non è così sono contenta. Sarebbe forse bello che dessero la possibilità ai giovani di accedere Posso dire una cosa su questo punto, ma poi Certo, assolutamente, anzi contraddicimi perché non vedo l'ora, insomma, perché mi sembrava una cosa assurda. correggere il titolo perché ovviamente lei sta nell'USR. La Solidarietà Digitale è il sito che ha preparato il ministero competente, che non è dell'istruzione, e questo sito raccoglie tutte le offerte di tutti i tipi per l'emergenza Covid. E lì ci sono, come dire, le offerte delle compagnie telefoniche già esistenti. Quindi se io ho TIM o Iliad o Vodafone, accedo e vedo che offerta fa la mia compagnia per darmi più connettività.
problema di questo sito, e l'ho detto anche in sedi diverse, non solo scolastiche, è che alcune compagnie hanno fatto ottime offerte, ma sono andate via come il pane, perché ovviamente ce n'era bisogno. Altre compagnie hanno fatto offerte solo per il business, non cito quali perché non mi interessa fare nomi e cognomi. E ovviamente in un Certo. paese che è zona rossa questo non va bene. Siccome le compagnie major, tutte le 4 o 5 più grandi, hanno tanta connettività che noi paghiamo da anni e ci fanno lauti compensi, e qui lo dico in modo critico, per cui voglio dire mi assumo responsabilità, c'è stata anche un'interpellanza parlamentare affinché nel prossimo provvedimento del governo, quale che sia, fra qualche giorno, non so quando lo faranno, si obblighino le compagnie a aprire per chi ha già un contratto in modo illimitato la connettività, in modo da poterlo usare meno per la scuola. Vediamo se questa cosa passerà. L'altra cosa che tu citavi invece sono i fondi che il Ministero ha dato alle scuole che servono anche per comprare device, ma non solo, e lì c'è una possibilità, ma va un po' scandagliata a livello amministrativo e burocratico, non di prendere da parte della scuola la connettività, ma di effettuare una forma di rimborso alla famiglia che la prende, che non ce l'ha. Però capisci bene che, e questo Daniele lo capirà meglio di me, potrà dare una aggiustatura a quello che sto per dire, non è così semplice, perché ovviamente la scuola, come tutte le enti pubblici, si trova impastoiata in mille lacciuoli burocratici, amministrativi, i ponci dicono qualcosa al merito, e ovviamente non è semplice. Ci stiamo studiando, ovviamente va fatto un lavoro di fino, perché non è così semplice. Sono due cose diverse, Certo. oggettivamente sono due cose diverse. La scuola però, e io non lo so chi, se qualcuno lo vorrà fare, non credo che abbia, come dire, il piacere di assumersi l'onere di comprare una qualunque forma di connettività da dare a qualcuno, perché i dati che transitano in quella forma di connettività posano il nome della scuola. Siccome io come scuola mi assumo la responsabilità di dare a 10-15 persone la connettività, che dati passano in quella connettività? Io che sono uno molto spinto su questo settore, lo sai meglio di me, Simona, come lavoro da 20 anni, non farei una cosa del genere, perché se io ti do la mia chiavetta di internet, tu che ci fai con quella chiavetta? Poi se ci passa qualcosa di illecito cercano me. Certo, Ok? sì, no, Questo infatti sarebbe è. anche un po' uno spaccato che non deve gravare sugli insegnanti, ma per capire perché alcune cose sono un po' rallentate. Quindi c'è un'offerta Sì. vetrina bella, però con dei limiti, un'offerta reale che ha delle pastoie burocratiche e una problematica concreta. Vediamo dove arriviamo. Poi c'è zona e zona, regione e regione. Chiaramente ci sono regioni e zone anche in Toscana molto fortunate e altre molto sfortunate. E lì purtroppo è dove sei nato e vivi, la connettività ce l'hai o non ce l'hai, ma lì si torna all'origine del problema, che non nasce adesso di sicuro. Scusate, mi No, sono no, dilungato, questo è un sicuramente. argomento che non mi riguardava No, no, così. assolutamente, ma io trovo che il confronto di punti di vista diversi sia utilissimo anche a chi non fa il dirigente, ma a chi fa il docente, perché capisce tante situazioni poi e quanto certe situazioni poi appunto si trovino rallentate o accelerate a seconda delle condizioni oggettive. Dunque, io do un'occhiata, sono in realtà alle 18:03, quindi approfitterei di un briciolo di pazienza sia di Alessandro che di Laura per vedere se ci sono delle domande. Io non vedo domande nel foglio, però approfitterei per dare l'opportunità a qualcuno che volesse di prendersi il microfono. E poi, prima di congedarvi, vorrei dirvi una cosa a cui teniamo molto come gruppo e nel frattempo non vedo nessuno che alza la mano. Intanto io la dico questa cosa. E a proposito del paradigma relazionale su cui mi hanno interrotta prima per far intervenire il pubblico, per far intervenire Simone, si parlava appunto del desiderio dei ragazzi di confrontarsi, di stare insieme ai docenti, proprio di vederli, no? Questo è un momento difficile che forse noi ci troviamo a affrontare lato docenti. Con una, diciamo, difficoltà dovuta anche al fatto che alcuni di noi si sono trovati improvvisamente ad essere molto efficaci e performanti, per usare un termine L'Oreal, in una situazione in cui forse ci siamo dovuti mettere in gioco e quindi questa situazione ci crea anche una certa. Diciamo, una certa concentrazione sull'aspetto proprio di quello che noi facciamo
mediato da questo monitor fra noi ragazzi, no? E effettivamente confrontandosi con i ragazzi escono fuori quasi delle emergenze molto forti rispetto alla loro emotività, rispetto al loro sentirsi soli o volersi rinchiudere o volersi sentire soli, al sentirsi distaccati dalla realtà, isolati. E questo ovviamente capita anche a noi, ma insomma, sono voci da non trascurare assolutamente. Noi abbiamo pensato come gruppo toscano. L'idea è venuta fuori ragionando con USR Toscana, che queste nostre, come diceva Alessandro all'inizio del suo intervento, è intervenuta molto, molto sul pezzo sulla didattica a distanza, e abbiamo pensato, riflettendo con USR, di creare un progetto che si chiama My Quarantine Diary, ed è un progetto che vuole proprio andare a raccogliere e le impressioni sia di docenti che degli studenti, è aperto a tutti, è aperto sia ai docenti italiani che ai docenti europei. L'idea è quella di condividere in un diario, che è un diario collettivo, le nostre impressioni, quello che noi proviamo in questo momento. Non è tanto concentrato sull'aspetto della didattica in sé per sé, quanto proprio sull'aspetto emotivo, emozionale e relazionale di questo momento. Quindi ecco, è un invito che vi faccio, se volete, chi è in ascolto adesso, potete registrarvi a questo progetto, potete partecipare a questo progetto con noi. È un'idea a cui insomma teniamo molto, e vogliamo veramente, ci auguriamo di lavorare veramente bene su questo progetto, e quindi vi aspettiamo. Per informazioni vi potete rivolgere a noi, a me, a Laura Maffei, agli ambasciatori. E potete comunque trovarlo online il progetto, si chiama My Quarantine Diary. Io non so se volete concludere, volete dire qualcosa per finire. Un'ultima cosa per chiudere la mia parte, Simona, me lo dai un minuto? Certo. Allora, visto che parlavi di questo diario della quarantena, e l'ho visto sui Twinning, volevo dare qui, giusto per avere uno spunto di riflessione in più, il sito che abbiamo creato nella mia scuola per l'emergenza, e vi mando direttamente alla parte più nuova, che è proprio relazionale. Ovviamente c'è anche una parte sull'attività a distanza, tutte queste robe qua, queste sono cose che fanno tutti, non ve le dico nemmeno, ma questa parte l'abbiamo voluta valorizzare perché è qualcosa che noi facevamo comunque anche prima di appunto avere l'emergenza, e l'abbiamo fatta emergere in modo più forte, parlandone tantissimo con i genitori, con gli alunni, proprio perché sono cose che si fanno e che si davano forse per scontate, ma che creano comunità. Quindi, di nuovo, l'aspetto relazionale. Ho messo il link qui nella chat, se poi Simone lo vuole copiare, ve lo mette nel file delle domande, lo potete guardare. Un ultimo Certo. suggerimento, qui abbiamo messo anche, c'è un podcast di poesie dove i ragazzi possono interpretare i testi, li pubblichiamo, quindi roba molto, molto al di là della didattica di qualunque genere. L'ultima cosa che io ho suggerito ai ragazzi oggi, oggettivamente, è quando facciamo un video incontro, soprattutto quando sono 20-25 alunni, un insegnante, perché gli insegnanti mi dicevano che i ragazzi hanno la tendenza a entrare, farsi vedere e poi mettono in stand-by la webcam e stanno solo ad ascoltare. Io ho detto ai rappresentanti: guardate, dite ai vostri compagni che siccome noi non ci vediamo, perché ovviamente non venite a scuola, è brutto tenere la webcam spenta, accendetela, perché io chiamo Francesco Rossi o Daniele Verdi o Maria Bianchi, se non vedo che quello mi risponde perché giro, guardo verso la webcam e mi guarda, io non so se sta reagendo con me. Siccome vogliamo cercare in tutti i modi di ricreare la relazione, anche se a distanza, anche vedere che io guardo, tu ti guardo negli occhi direttamente tramite lo schermo e tu mi rispondi, fa una differenza, perché la micromimica facciale, come dicono gli esperti di questo segmento della scienza del comportamento umano, dice tantissimo. Il fatto che io stia a fare qualcos'altro mentre qualcuno parla, eccetera, oppure che stia attento, fa differenza e si vede in uno schermo, sembra di no. Quindi anche questo è un suggerimento che mi sento di dare agli insegnanti che hanno già attivato video lezioni. Chi non l'ha attivato ovviamente non lo può fare, ma tenetelo presente, perché comunque la relazione si può recuperare, certo, non sarà mai quella in presenza, lo sappiamo, ma si può recuperare una grande parte anche a distanza. Ok? Questo volevo spenderlo come ultimo, come dire, punto, prima di arrivare a quell'orizzonte di eventi che poi ci farà dire indietro non si torna più. Grazie, scusate. No, grazie a te assolutamente per questa indicazione. Io
Ho messo il link al vostro sito dell'Istituto Comprensivo Pier Cirone di Prato sul foglio delle domande. Nel foglio delle domande vedevo che c'è una domanda che ci fa la collega Cristina Turchi e dice: posso fare un progetto solo per fare lezione con la mia classe tramite il Twin Space, senza quindi un partner? Io non so se vuoi rispondere te, Laura, o te, Alessandro, se rispondo io per brevità. Laura, vuoi rispondere te? Ok, sì, ho accesso. Allora, Sì, ti si sente benissimo. scusa Alessandro? No, sono Simona, dicevo, ti si sente bene, sì. Ah, sì, ok, scusatemi. Allora, a mio parere, cioè da soli, non so, i ragazzi hanno bisogno di un riscontro dall'altra parte, per cui sono più motivati a lavorare se trovano una risposta dall'altra parte. Per cui, per esempio, anziché farlo da sola, potresti provare a farlo, a realizzarlo magari insieme a un'altra collega di lingue. Lavorare sullo stesso argomento, vi concordate, magari programmate all'interno del curriculum lo stesso percorso. E mettete i ragazzi a confronto e quindi a condividere dei materiali. A mio parere sarebbe molto più, lo definisco vivo, più attivo per i ragazzi. Ecco. Poi penso che da soli la vedo un po' difficile, vero Simona? Beh, Che più che pensi? altro perché diciamo che il concetto essenziale è che ci sia un partner per avere un progetto twinning. Quindi, per avere il twin, allora, ogni progetto twinning porta con sé un twin space, cioè il twin space è lo spazio di progetto. Quindi, affinché possa esistere un progetto twinning, bisogna partire almeno da due docenti che sono fondatori. Questa è un po' la ragione di esistere di e-twinning, no? Lo scambio fra docenti e classi differenti. Quindi quello che si può fare per semplificare, perché in questo momento appunto è un momento in cui magari mettersi a cercare un partner diventa anche poco pratico e ha dei tempi magari anche diversi, no, rispetto all'emergenza, appunto quello che suggeriva Laura, cioè di lavorare con un'altra docente o con un altro docente della stessa scuola, che è consentito, dicevamo, come diceva Alessandro. È veramente molto rapido perché basta davvero avere o un collega di compagno di consiglio di classe o un collega di un altro consiglio di classe e attivare un progetto per poterlo utilizzare per poi fare didattica a distanza tu con la tua classe, il collega con la sua classe o anche tutti e due sulla stessa classe. Ecco, diciamo che però la condizione fondamentale è che ci siano due persone che interagiscono per poter creare un progetto twinning. Non è una progettualità individuale, insomma, questa è anche un po', diciamo, la ragione fondante, anche l'aspetto più stimolante di e-twinning, insomma, la collaborazione. Non so se. Condivisione e Sì, quindi certo. Certo. quindi sì, è così. Quindi diciamo la risposta secca è no, non si può fare senza un partner, però in questo momento si può giocare sulla possibilità, giocare in senso buono, ovviamente sulla possibilità di trovare un partner all'interno, qualcuno che si abbia in prossimità, diciamo, seppur a distanza, con cui quindi si possa rapidamente trovare un accordo e si potrebbe per esempio anche pensare di creare un progetto per un consiglio di classe che volesse, come diceva Alessandro, chi non ha attivato strumenti per la didattica a distanza, che siano G Suite, che siano, quindi, che siano Google, che siano Microsoft o altri strumenti, potrebbero valutare l'ipotesi di creare proprio un progetto, focalizzato sulla didattica a distanza. Oppure se, vogliono utilizzare, lo strumento in questo modo, potrebbero entrare nel nostro progetto Twin in Toscana a distanza. A quel punto, Cristina, potresti entrare nel progetto Twin in Toscana a distanza e a quel punto, essendo tu che ti aggiunge un progetto che già esiste, potresti entrare senza nessun problema e lavorare con la tua classe.
così come fanno molti di noi all'interno di questo progetto. Si entra nel progetto e poi si lavora con la propria classe. Non è che a quel punto tu sia legata al vincolo di lavorare con altri colleghi e con altre classi in partenariato, capito? Questo è una cosa che puoi fare immediatamente, perché basta che tu, come dicevo all'inizio, ce lo segnali, cioè ci mandi una mail, ci chieda il contatto e noi ti possiamo inserire. Se tu lo puoi fare anche dopo il webinar. E se vuoi mandare a me la richiesta di contatto, io ti posso far entrare subito e da domani, diciamo, tu puoi essere operativa con una tua classe. Quindi questo è il modo più, diciamo, rapido di tutti. Un'ottima idea. Allora, io direi che anche per non trattenere troppo tutti i nostri due relatori e tutti i gentili colleghi che sono qui con noi, ringrazierei innanzitutto, vi ringrazio moltissimo, ringrazio Laura Ruggero e ringrazio Alessandro Giorni di averci dedicato il loro tempo. Sono stati entrambi interventi molto, molto diversi e molto interessanti con prospettive differenti. Quindi vi ricordo che seguiranno altri webinar, vi ricordo ci sarà un webinar il 16 di aprile, sempre alle 14, scusate, alle 16:30. Dedicato all'infanzia e alla primaria, livello medio avanzato, con Francesca Panzica, Francesca Mancini e Sabrina Jacoponi. Nel frattempo, la registrazione di questo webinar verrà caricata da me su YouTube, canale Twin in Toscana. Seguiteci su Facebook e Twin in Toscana, perché se indicheremo le nostre iniziative via via, interverremo a parlare di questo progetto domani proprio su Avanguardie Educative. E niente, vi auguro naturalmente buona Pasqua. Sarà una Pasqua un po' dentro casa, però insomma, chi ha un bel terrazzo può anche pensare di fare un picnic o qualcosa del genere, almeno all'aria. Ecco, volete fare un ultimo saluto? E vi ringrazio ancora a nome di tutti, Alessandro. Io ringrazio di questa possibilità di confronto, spero di aver dato qualche spunto di riflessione per il medio e lungo futuro, non solo per l'immediato. A me piace pensare le cose anche se stiamo correndo, come sempre si fa, poi corriamo un po' di più e con un po' di preoccupazione maggiore, ma alla fine non dobbiamo mai dimenticarci che il nostro ruolo di educatori ci richiama a essere sempre metacognitivi, quindi qualunque cosa facciamo dobbiamo sempre avere una parte del cervello attiva e pensare, sta andando come vorrei? Cosa dovrei fare perché vada dove vada che io voglio che vada? So se il gioco di parole è chiaro. Quindi dobbiamo avere sempre questa funzione attiva in qualunque circostanza ci troviamo, in classe con gli alunni, in classe online e nell'emergenza. Spero serva a qualcuno quel poco che ho condiviso. Grazie a voi. Assolutamente sì, Grazie. Alessandro. Speriamo di riaverti presto. Passo la parola a Laura per un ultimo saluto. Sì, anch'io sono d'accordo con Alessandro. Poi ricordiamoci che il nostro lavoro è una sfida continua, un mettersi in gioco, quindi facciamolo, mettiamoci in gioco e facciamolo per i nostri ragazzi. E un'ultima cosa, una riflessione. Nel momento in cui io sentii parlare di didattica a distanza, nel lontano 7 marzo, 8 marzo, insomma, quando si misero tutti a casa, quando si parlò di didattica a distanza, riflettendo, io dissi a una collega: però didattica a distanza, ma io mi sembra di averla già e di averla sempre realizzata, perché essendo gli e-twinner in realtà la didattica a distanza l'hanno messa sempre in pratica, magari con modalità leggermente diverse, però eravamo forse già pronti. Io dico, provateci, continuate, mettetevi in gioco con i Twinning, perché ai ragazzi darete veramente tanto. Ora vi saluto, chiudo qui e buona Pasqua. Grazie, grazie mille di nuovo ancora, un saluto e una buona serata a tutti quanti e naturalmente mi unisco agli auguri di buona Pasqua di nuovo e vi ricordo che troverete la registrazione fra un paio di giorni su YouTube e Twin in Toscana. Grazie ancora, saluto tutti gli ambasciatori che sono intervenuti, Daniela Cecchi, referente USR. Toscana e Twinning Regione Toscana presso USR e tutti gli amici che sono intervenuti. Vedo anche Laura Maffei, altra ambasciatrice Twinning, e tutti gli amici che sono intervenuti e che ci hanno fatto compagnia questo pomeriggio. Alla prossima.
grazie davvero. Arrivederci.